che fai parlare? Che fai parlare? Buongiorno signori. Questo è il francese. Quindi alcuni di voi mi avete già incontrato, sono il nome di Chatin, da 32 anni che sono nella Caterpillar, sono stato dalla fine del novembre. Quindi avete già sentito il consiglio di... Devo dare una notizia purtroppo difficile e per me molto difficile farlo perché... professionalmente e umanamente è una cosa difficile, quindi sappiate che non è facile anche per me farlo. L'accettazione di ogni attività produttiva nello stabilimento e con il conseguente avvio di una procedura di licenziamento che coinvolge tutti. Quindi sono consapevole che questa è una notizia molto difficile per le persone, per le famiglie e tutta la comunità, come vi dicevo, lo è anche per me. Questo non deve essere visto come il risultato di una valutazione delle performance delle persone, neanche dei risultati dell'azienda di questi ultimi anni, perché se l'ho visto non sono i risultati. Purtroppo è perché la Caterpillar deve fare fronte a un problema di sovracapacità e il fatto che i cilindri sfilettati, che sono dei cilindri che ormai sono diventati una merce, si trovano in modo molto più competitivo sul mercato. E ci dai i dati produttivi dell'andamento dell'azienda, sono arrivati, l'azienda è arrivata a ranghi ridotti con un nuovo amministratore delegato francese, con tre guardie del corpo e un jus laborista. Già la cosa in qualche maniera ci aveva, come dire, allertato, perché è una delegazione molto strana e la comunicazione è stata molto veloce e secca. Il consiglio di amministrazione in data 2 dicembre ha deliberato la chiusura e la cessazione dell'attività dello stabilimento Caterpillar di Chiesi, non per, come dire, mancanze produttive, non per, perché la, non ci sia produttività o quant'altro, ma solamente perché i cilindri costano meno dall'altra parte. Tutto qua.